L'idea del corto, il soggetto del corto è di Salvatore Fazio, che ha scritto anche la sceneggiatura con la mia collaborazione e l'ho coprodotto insieme ad Alfonso Chierenza. E abbiamo girato tutto per fortuna prima, e quindi girato e montato. E in questo momento ci siamo affidati a una grande distribuzione che è Premiere, e stiamo cercando di iscriverci a tutti i festival più importanti, nel senso, per vedere se ci prendono. Quindi siamo in attesa di vedere un po' il percorso di questa piccola avventura. Ma un corto di fantascienza. La fantascienza di solito richiede effetti, richiede spazio, movimento, tempo. Voi perché vi siete affidati a così poco tempo? No, noi l'abbiamo preparato bene perché il film è scritto senza prevedere effetti speciali. È fantascienza perché è ambientato in un futuro prossimo dove le temperature del pianeta Terra sono altissime e dove il ghiaccio non riesce a resistere in alcuni punti del mondo, ma non per scelta del regista. E insomma, noi che l'abbiamo scritto non erano previsti effetti speciali. È un film che è un dramma psicologico che però è ambientato in un mondo di fantascienza. Ci siamo un po' ispirati a quella serie Black Mirror, dove senza grossi effetti di fantascienza si parlava di un futuro prossimo, un futuro immediato. Allora ci siamo semplicemente immaginati come sarà il pianeta Terra fra 30 anni e quindi. La fantasia di Salvatore è andata molto sul cercare di capire come saranno vestite e pettinate le persone, come si parlerà, e meno sugli effetti speciali, per scelta, diciamo, del regista. E devo dire che il risultato è molto intenso, perché è un dramma psicologico molto intenso. Ecco, da come ne parli, a me mi ricorda anche l'invenzione di Morel, Sì, esatto. mi ricorda anche L'ultimo uomo sulla Terra, quel vecchio film con Vincent Price, che anche lì c'è una pandemia che ha Sì. portato la Terra a livello zero, cioè nel senso senza troppi effetti speciali, ma proprio la Senza effetti tecnologia. speciali, ma parlare delle conseguenze dell'effetto che l'uomo sta avendo sul pianeta. Il nostro corto è di matrice chiaramente ambientalista, è un po' per ricordarci che se non cominciamo a fermarci, il nostro pianeta non sarà più in grado di ospitarci come esseri viventi. Ecco, ma anche a proposito di questa pandemia si parla di questo tema, che la natura si sta un po' vendicando attraverso questa pandemia di noi, no? Sì, diciamo, nel mondo reale adesso col Covid-19, ancora una volta, questa è la prima volta in questo secolo, ma insomma sappiamo che i virus sono una spada di Damocle che incombe sull'essere umano, no? Dalla peste al colera all'influenza spagnola, insomma, durante il secolo scorso abbiamo negli ultimi, insomma, negli ultimi, scusami, 30 anni abbiamo avuto il virus Ebola, la SARS, insomma, ci sono situazioni molto pericolose. Nel nostro corto non si parla di un virus, ma si parla semplicemente del surriscaldamento del pianeta, che è una cosa che dobbiamo farci pace, inevitabilmente dovremo affrontare prima o poi, perché le stime previste ci dicono che i nostri nipoti avranno dei seri problemi a sopravvivere. Perciò c'è una dimensione scientifica che ha una base solida, insomma. Certo, e come in tutti questi casi è prevista una soluzione a cercare di fermare quello che in questo momento sarebbe inevitabile, cioè c'è modo di fermare la discesa verso gli inferi del nostro pianeta. Il tuo nuovo film, che è il seguito del tuo successo precedente, praticamente, non ci resta che il crimine, a che punto sta? Allora, il film doveva uscire il 12 di marzo di Ecco. quest'anno, quindi pochi giorni dopo l'inizio del lockdown, della quarantena,
E quindi di conseguenza è un film che ho girato, montato, missato ed è pronto con tanto di titoli di testa e di coda. Quindi aspettiamo soltanto una data giusta per noi, presumibilmente in autunno, a cavallo tra l'autunno e l'inverno. Quindi non so se uscirò a ottobre, novembre o dicembre, perché dobbiamo ancora riunirci e vederci con la produzione e la distribuzione. Ma usciremo dopo l'estate, dopo la riapertura di cinema. Il titolo rimane, Ritorno al crimine. ecco, rimane sempre quello. Sì, perché abbiamo voluto giocare un po'. Nel primo film Non ci resta che il crimine era un omaggio a Non ci resta che piangere di Troisi e Benigni, e il secondo è un omaggio un po' a Ritorno al futuro, no? Quindi Non ci resta che il crimine, Ritorno al crimine, in qualche modo richiamiamo questi grandi capolavori, perché poi noi non abbiamo fatto altro che fare una commistione fra un genere poliziottesco e i film di fantascienza che sono ambientati nel futuro, che hanno dei, come nel nostro caso, dei portali di Einstein-Rosen, cioè dei portali spazio-temporali che ti riescono a portare indietro nel tempo. Poi, come dice mio padre, no, ma non è possibile questa cosa, non mi piace questo film.